Squadra di ricognizione Bravo a rapporto. Free Six in posizione. Qui sopra inizia ad affollarsi, Kat. Allora ci siamo quasi. Segnalate dispositivi o strutture Covenant. Possibile azione diretta. Ricevuto. Se è Kat a dirigere, devi sempre aspettarti un'azione diretta. Prendi. Potrebbero servirti. Perforanti ad alta velocità. Con questi accendi la sigaretta di un'elite a 2 chilometri. Roba di qualità. Resto in contatto. Bingo. Invio visuale. Lo vedi anche tu, Kat? Confermo. Ricevo i dati visivi di Free e Six sulle truppe Covenant. Non sono truppe d'assalto, è un esercito pronto all'invasione. Se dobbiamo agire, meglio farlo rapidi e decisi. Sì, alle squadre di ricognizione disimpegnarsi e ripiegare. Tra poco sorgerà il sole. Sarà un giorno impegnativo. Sembra che la scoperta della squadra Nobel la scorsa notte non sia un'anomalia. Ingenti forze Covenant non identificate si sono radunate in zona e ora la regione di Vieri è sotto attacco, difese orbitali incluse. E in base al piano Winter, contrattacchiamo su ogni fronte. La ricognizione del team Nobel ha anche rilevato sistemi di occultamento Covenant e ci ha segnalato una potenziale zona d'atterraggio per truppe Covenant supplementari di origine non meglio specificata. La zona è stata dichiarata bersaglio primario dal comando CSP. Ricevo il segnale del detonatore. Ok, aggancio la torre con il sistema di puntamento. Esplosione fra 3, 2... Il nemico è più subdolo del previsto. La torre era un teletrasporto collegato a una portaerei Covenant occultata. Una grave minaccia. Per fortuna sono in arrivo degli aiuti. Il 60% della flotta CST è in rotta per Reach dai propri dislocamenti. Il primo squadrone arriverà entro 48 ore. 48? Lo chiami imminente? Su chi vuoi puntare stavolta? Su di lei. Punti sempre su di lei. Lei lo tiene sempre in pugno. Quella cosa ci sta schiacciando e noi aspettiamo i rinforzi. Troveranno solo cadaveri. Le nostre cariche si trovano tutte fuori zona o sono andate perdute con la nave. Ma sono d'accordo con te comunque. Quanto d'accordo? Conosco quello sguardo, Kat. Puoi dire di no? No. Non vuoi ascoltarmi? Va bene, spara. Ricordi quell'incidente? Una navetta coloniale in rotta per Cygnus, 700 morti. Più o meno. Guasto al modulo iperspaziale, giusto? Proprio quello. Il modulo era stato montato impropriamente in fase di manutenzione. Dopo l'attivazione, mezza nave è finita nel nulla. E ha a che fare con noi? Come? Una porta aerei Covenant potrebbe subire lo stesso sfortunato destino, con un po' di impegno. Anche per te, Kat, questo è... Geniale? Non è la parola giusta. Che succede? Coraggio, spiega. Posso? Non trattenerti. Obiettivo? Distruggere la portaerei Covenant in orbita sopra di noi. È ufficiale, signore? A te cosa sembra? Oh. Come? Con un modulo iperspaziale al posto delle cariche mancanti. Il sistema di consegna? Noi. Fattibile? Arrivando fin là sopra e procurandoci un modulo iperspaziale. Grazie per il prestito. Quindi ci serve solo un mezzo di trasporto orbitale e il dispositivo più costoso che l'uomo abbia mai realizzato.
Come soldato sul campo non potrai accedere a questo tipo di risorse. Tuttavia, un buon posto dove cercare potrebbe essere... non saprei. La più vicina... Trasporto civile partito. Hai salvato parecchie vite, Spartan. Ripeto, Nobel 2, Nobel 6, Nobel 5. Qui Six, continua Nobel 2. Abbiamo captato il tuo radiofaro un'ora fa, ma non potevamo rischiare di aprire le comunicazioni. I Covenant hanno sigillato la città e son segnale da Jorge. Non ce l'ha fatta. Capisco. Situazione all'uscita dello spazioporto? L'ultimo trasporto è partito. Bene. Ti riportiamo qui da noi. Il tuo rapporto dovrà aspettare, tenente. I Covenant disturbano le comunicazioni con il comando. Kat ha bisogno di te per una controffensiva. È bello riaverti con noi. Mi dispiace di essere solo. Rendigli onore. Thank you.
Guarda questo posto. Era il fiore all'occhiello. Non più. Ehi, ce l'hai fatta. Una classica riunione di famiglia. Tienile. Le ha date a te. Gli renderò onore a modo mio. Diceva sempre che non avrebbe lasciato Rich. Era proprio un sentimentale. Ha dato la vita convinto di salvare il pianeta. Una fortuna che auguro a tutti. Signore, conferma che le squadre Gauntlet, Red ed Echo stanno evacuando i civili? Si tratta di comunicazioni riservate. È quello che ho sentito. Ma perché mettere gli Spartan in assetto difensivo? Mi serve quel canale con Satcom, Kat. Ci sto provando, ma questa console ha beccato più proiettili. Non hai risposto alla mia domanda. Vuoi sapere se stiamo perdendo? Questo lo so. Voglio sapere se abbiamo già perso. Holland chiede di noi. Che ci fa su un canale non protetto? Sentiamo. Nel quadrante a sud-ovest della città, basso, Sierra 259. Se siete in ascolto, vi autorizzo a ignorare i protocolli di sicurezza per connettervi a questo canale. Quanto per un canale sicuro? Non sono in grado di garantirlo. Possono localizzarci? Io potrei. Nobel Leader, questo è un richiamo di priorità 1. Se mi ricevi, conferma immediatamente. Fate alla svelta. Qui Carter. Sì, signore. Movimento. Veicoli Covenant abbandonano la zona. E sembrano di fretta. I Covenant non si ritirano mai senza un motivo. Ondata radioattiva, 40 milioni di Röntgen. Ho perso Holland, che succede? L'attività radiogena ha distorto il segnale, 90 milioni. Provenienza? Dall'alto, vicina. Quanto vicina? Molto vicina. Prima vetrificazione, anche per me. Niente paura, ci sono. L'alternativa migliore è un bunker al sottolivello 2, 96 metri a nord-est. Abbiamo gli ordini di Holland, signore. Ci hanno riassegnato alla Sword Base. Sword? È dei Covenant ora. Ecco perché richiedono una missione distruttiva, per evitare che i dati di Halsey cadano in mano nemica. Se non lo sono già. Forse, ma secondo Holland i Covenant cercano ancora qualcosa. E arriva a considerare prioritaria una missione distruttiva. Forza, forza, entra! Andiamo, forza! Chiudete le porte! Svelti! Nobel One, qui Nobel Actual. Nobel One, la ricevo. Quella base deve essere distrutta. Aggiornatemi. Siamo all'esterno. La scansione rivela un numero elevato di ostili. Dobbiamo cercare di sfoltire il gruppo per evitare problemi. Ricevuto, Nobel One. Chiudo. Abbiamo del lavoro da fare, quindi nervi saldi e procediamo. Six, sei in posizione. Affermativo.
Bene. Esegui. Sembra che siano stati accerchiati. O è stata una difesa a oltranza. Credo la prima. Non c'è niente da proteggere. E niente strutture portanti. Signore, se dobbiamo far saltare questo posto, non siamo nel punto giusto. Dot, controlla il vettore. Vettore confermato, comandante. Ci troviamo nel punto indicato dall'ONI? Spiacente. Coordinate modificate. Conferma? Modificate. Da parte di un'IA sconosciuta, con permessi molto superiori ai miei. Beh, indica 1,5 km a est e 600 metri sottoterra. Ho dimenticato la pala, comandante. Signore, io dico di proseguire senza l'IA di supporto. Le coordinate sono un buco nell'acqua e più le seguiamo. Che cos'è, Dot? La nostra nuova rotta, comandante. Bene, siamo arrivati fin qui. Tua nuova amica IA dice qualcos'altro, Dot? Dot? Lei ti sta aspettando. Perfetto. Mi scuso per le insolite misure di sicurezza, ma la posta in gioco lo richiede. Dottoressa Alzi, i rapporti perdite la indicavano... Già, come dire, le notizie sulla mia morte erano frutto di esagerazione. Vorrei poter affermare lo stesso di tutta la squadra Nobel. Come tutti, signora. Vi farà piacere sapere che il modulo recuperato a Visegrad da Nobel 2 custodiva davvero ciò che il mio scienziato aveva anticipato. Una scoperta fondamentale che ha finalmente rivelato i segreti celati in questi scavi. Non sono sicuro di capire. I vostri ordini erano un pretesto per portarli da me e ora sono stati archiviati. Squadra Nobel, siete qui per portare al sicuro questi dati di importanza vitale. Dottoressa, abbiamo l'ordine di distruggere tutti i materiali. Se ne occuperanno altri. Devo ottenere conferma dal comando per le nuove direttive. Il colonnello verrà informato. Ora voi servite l'ONI. Questo è un artefatto alieno. Non è né di origine Covenant né umana. Così avanzato da risultare incomprensibile. Ma grazie al lavoro di Nobel 2 è stato quasi completamente decifrato. Qualsiasi cosa facciamo qui, meglio sbrigarci. Prepari i suoi dati, signora. Stiamo arrivando. Il processo di decrittazione è ancora in atto. Forse non capisce. Non abbiamo più tempo. Se non sarà trasportabile quando arriviamo, verrà seppellito. Seppellitelo e direte addio all'ultima speranza dell'umanità. Comandante, si chiedeva per cosa sono morti i suoi Spartan? Sono morti per questo. La prego, datemi più tempo possibile. Cos'è questa roba? Conoscenza, l'eredità di un'antica civiltà. Questa IA ne è il custode e vi ha prescelti come suoi messaggeri. Prescelti?
Da un computer? Da questa intelligenza artificiale, sì. Il suo giudizio ha un valore pari al mio, se non di più. Dovrete portarla al cantiere aerospaziale CST di Azod. Lì troverete un incrociatore di classe Halcyon pronto al decollo. Capisco. Davvero? La razza umana è sconfitta. Quando Reach cadrà, perché cadrà, la nostra fine sarà certa. A meno che non riusciamo a ricavare una qualche difesa dall'artefatto e capovolgere le sorti del gioco, come l'invenzione del proiettile nel XIX secolo o il viaggio a velocità luce nel XXIII. Se non ci riuscissimo? Una domanda appropriata se avessimo altre opzioni, ma non è così. Lo prenda, tenente. Lei ha fatto la sua scelta. L'ha preso? Sì. Pronunci le parole. L'ho preso. Dottoressa Halsey, Nobel 3 la scorterà alla base Kestrel. Non è necessario, comandante. June, accertati che niente finisca in mani nemiche. Farò tutto il necessario. Buona fortuna. Anche a te, fuciliere. Serve una rotta, Dot. 3 chilometri a nord, poi gira a destra verso 050. Che ci porta, eh? Al cantiere aerospaziale di Azod, l'unico punto di estrazione extraplanetario del continente. Attacchi aerei su scala ridotta hanno decimato vari convogli. Anche un'armata di incrociatori Covenant è diretta lì. L'incrociatore CST Pillar of Autumn attende il nostro arrivo. Le missioni semplici non fanno per la squadra Nobel. Nobel Leader, richiedi assistenza medica immediata. Nobel Leader, rispondi. Rispondi, CR259. Mi stai allarmando. Non so per quanto ancora reggerà. Il cielo è già piuttosto affollato. Devi cercare di liberartene, tenente! Signore, che... Non dire niente. Porta il pacchetto alla Autumn. Fatto. Non ancora, non. Emil, vai con lui. Questo è compito mio. È stato un onore, signore. Altrettanto. Farò il possibile per attirare il loro fuoco. Six, è l'IA che ti ha scelto. E ha fatto la scelta giusta. Preparatevi! Ora! È bello vederla, Spartan. Halsey aveva garantito per lei. Non solo per me. Non li dimenticheremo. Un incrociatore. Modifica la rotta per intercettare la Autumn. Noble 4, apri il fuoco su quella nave o siamo finiti. Mi ricevi? Avrà la sua via di fuga. Lancia, qui è il capitano. Abbiamo il pacchetto. Rientriamo alla Autumn. Passo. Ricevuto.
Tenente, sali a bordo! Qui sta per scatenarsi l'inferno! Negativo. Penso io al cannone. Buona fortuna. Anche a te, Spartan. Pillar Votum, ci stiamo allontanando. Abbiamo il pacchetto. Cortana, devo solo sapere se li abbiamo persi. La risposta la conosciamo entrambi, no?
Non ci volle molto perché Rich cadesse. Il nemico era spietato, efficiente, ma non era abbastanza rapido. Foste voi a passarci il testimone. Grazie a voi trovammo Halo, svelammo i suoi segreti e piegammo infine il nemico. La nostra vittoria e la vostra era così vicina. Purtroppo non avete vissuto per vederla. Ma voi appartenete a Rich. Il vostro corpo, la vostra corazza, corrosi e fusi nel fuoco. Ogni cosa, eccetto il coraggio, che ci avete donato. E con esso potremo ricominciare.